I ragazzi pian piano finalmente, dopo sappiamo tutti, no? Un inizio di campionato un po' così così altalenante sotto l'aspetto dei risultati, hanno avuto ancora più convinzione man mano che passava il tempo e hanno acquisito sempre consapevolezza di avere grosse qualità che devono sfruttare durante tutta la partita. La consapevolezza di essere una buona squadra è quella del Bitonto che grazie ai 17 punti conquistati nelle ultime 8 giornate di campionato ha messo nello specchietto retrovisore la zona salvezza nel gruppo H di Serie D. La vittoria in rimonta di domenica sul campo della Fragolese, griffata da una doppietta di capitan Loris Palazzo, ha portato i nero-verdi a metà classifica, un ruolino di marcia esaltato dall'allenatore Valeriano Loseto. Siamo riusciti a rientrare in partita, abbiamo giocato, abbiamo creato, siamo stati bravi a riprenderla con Loris Palazzo, poi secondo tempo bravi nel fare il gol del raddoppio e di conseguenza abbiamo poi aspettato il ritorno della Fragolese che ha continuato a menare le danze, però noi ci siamo difesi con ordine, non abbiamo subito nulla e quindi bisogna fare e dare grande merito ai ragazzi. È andata bene, potevamo fare anche il gol del 3-1, però siamo stati bravi a rallentare e a diminuire la loro pressione in questa maniera. I punti del Bitonto sono 25 a più 8 sulla zona play-out e con 7 lunghezze di ritardo dal quinto posto, merito di un gruppo che non ha mai perso di vista i principi calcistici e tecnici nonostante un avvio di stagione in salita. I ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale rispetto a quelli che erano all'inizio. All'inizio gruppo giovane, gruppo nuovo che doveva conoscersi sicuramente e doveva acquisire fiducia anche in quello che io gli proponevo. E pian piano sicuramente le prestazioni ci hanno aiutato, le prestazioni positive hanno aiutato soprattutto me e il mio staff a far rendere loro consapevoli del fatto di essere una buona squadra anche se il risultato non ci premiava. La crescita del Bitonto è passata anche da quella dello stesso Palazzo. Il capitano è a quota 9 centri in stagione, 6 di questi nell'ultimo mese e mezzo. E ora, anche grazie al suo attaccante, il Bitonto può ambire senza ansia una tranquilla salvezza. Domenica sarà sfida al Brindisi, si giocherà alle 14:30 al polisportivo Nicola Rossiello a porte chiuse. Non mettiamo limiti alla provvidenza, però bisogna stare con i piedi per terra assolutamente, sappiamo qual è il nostro obiettivo da raggiungere, se saremo bravi a raggiungerlo nel più breve tempo possibile potremo pensarci a togliere qualche altra soddisfazione, altrimenti lotteremo fino al 7 maggio.